Oggi la Polizia di Stato si presenta alla società come una forza di polizia che ha la conoscenza del fenomeno, ha analizzato i fatti che lo hanno determinato e ha messo in piedi strumenti che sono sicuro potranno fare bene a tutta la collettività. Intanto la nostra attività è un'attività interdisciplinare. Insomma, il coinvolgimento non è soltanto del poliziotto, non è soltanto di colui che deve far rispettare le norme, ma è un coinvolgimento anche di tipo di assistenza psicologica, di conoscenza, e questo lo facciamo insieme a tutti gli enti che fanno parte della società civile, gli uffici sanitari, gli uffici di assistenza, gli uffici antiviolenza, le organizzazioni, insomma, è una, come dire, una cooperazione tra forze che hanno un solo obiettivo, quello di mettere in sicurezza i soggetti deboli. Il questore è stato dotato di particolari strumenti, parlo dell'ammonimento, ammonimento che non soltanto per gli atti persecutori, ma l'ammonimento per le situazioni di genere, in particolare le violenze domestiche. Sono strumenti molto importanti che incidono sul piano della prevenzione. Cerchiamo di anticipare fenomeni che poi possono, in teoria, o hanno la possibilità di sfociare in fatti più gravi. Questa iniziativa nasce in seno ad un gruppo nazionale di donne imprenditrici della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Sono tutte le donne della ristorazione, dei bar, degli stabilimenti balneari, dei locali di intrattenimento. Sono le donne che lavorano al servizio delle persone. È nato dall'ascolto, semplicemente dall'ascolto di quelle che sono le storie di vita quotidiana, lavorativa e di osservazione dei clienti che frequentano i nostri pubblici esercizi. È nato insieme al gruppo donne, ma non è, e ci tengo a ribadirlo, non è un progetto solo delle donne o solo per le donne, perché è un progetto di diffusione della cultura di genere, per cui va assolutamente condiviso e tutti insieme. La collaborazione, la scrittura, o meglio la coscrittura del progetto e del protocollo insieme alla Polizia di Stato è stato fondamentale per dargli una visione e una concretezza poi nell'applicazione del progetto stesso. Il pubblico esercizio verrà formato e informato dalla Polizia di Stato attraverso dei corsi sia in presenza che in digitale per far sì che l'operatore, che sia imprenditore, titolare dell'attività piuttosto che un lavoratore all'interno dell'attività stessa, possa sensibilizzarsi ad intercettare come sentinelle sul territorio. E se le dico che abbiamo un esercizio pubblico ogni 250 abitanti in Italia, credo di poter rappresentare una fittissima rete di presidi sul territorio.